Nato in Germania negli ultimi anni del Settecento, il Romanticismo domina la cultura europea del XIX secolo, influenzando profondamente tutti i linguaggi artistici. In campo musicale, il movimento si sviluppa nei primi decenni dell'Ottocento, arrivando ad avere una piena fioritura solo intorno agli anni 30. Esaltazione dell'individuo e dei sentimenti, l'amore sofferto e tormentato, l'amore per la natura, l'amore per la patria, l'esaltazione della cultura popolare e l'eroismo rappresentano gli ideali del romanticismo, in piena contrapposizione con gli ideali di equilibrio, ordine e razionalità espressi dal classicismo. In campo musicale, la melodia riveste un ruolo fondamentale. Le composizioni diventano articolate e coinvolgenti, ora dai toni tumultuosi e appassionati, ora malinconici e meditativi. Il ritmo diventa vivace e articolato e si ispira alla musica delle tradizioni popolari. Spesso vengono inseriti accelerando e rallentando, cambiamenti di velocità inattesi per creare sensazioni di trasformazione e instabilità. Nelle composizioni vengono sfruttate tutte le variazioni di intensità, dal pianissimo al fortissimo, con cambiamenti improvvisi o graduali. Per quanto riguarda l'armonia, l'accompagnamento delle melodie diventa sempre più ricercato. Si utilizzano dissonanze e accordi provenienti dal modo minore per esprimere atmosfere malinconiche, drammatiche o ancora sensazioni di tensione. I compositori sono sempre più attenti al timbro degli strumenti musicali e agli effetti espressivi ottenuti fondendo insieme timbri diversi. Simbolo della musica romantica è senza dubbio il pianoforte, strumento prediletto dalla maggior parte dei compositori di quest'epoca, grazie alle enormi potenzialità espressive che questo offre. Per quanto riguarda la musica strumentale, oltre alle forme già diffuse nel Settecento, sonata, concerto e sinfonia, si diffondono le cosiddette forme brevi, brani musicali di breve durata, dai titoli insoliti, improvviso, scherzo, fantasia, rapsodia, preludio, notturno. Tali brani sono caratterizzati dall'assenza di una struttura fissa, spesso sono composti di getto, dettati da un impeto compositivo, e ben si adattano all'espressione libera e spontanea dei sentimenti del compositore. Tra le forme strumentali va ricordato il poema sinfonico, una composizione per orchestra di forma libera e ampia, in cui sono presenti dei richiami extra musicali. Per quanto riguarda la musica vocale, oltre al melodramma, la forma che maggiormente incarna lo spirito romantico è il lied, un brano per voce solista e pianoforte, il cui testo è generalmente una poesia in lingua tedesca. Tra gli esponenti più importanti del romanticismo strumentale troviamo Schubert, Schumann, Liszt, Chopin e Brahms. Non possiamo certo dimenticare grande virtuoso del violino Niccolò Paganini. La musica vocale italiana ruota attorno alle figure di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, a fianco dei quali possiamo nominare Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Ruggero Leoncavallo e Pietro Mascagni, quest'ultimo esponenti del verismo musicale. Ha inoltre citato Richard Wagner per le importanti innovazioni da lui introdotte nel teatro musicale. Created using Powtoon.